Durante il viaggio di Saona e poi il giorno dopo ho contratto la cosiddetta diarrea del viaggiatore e insomma non sono stata benissimo, quindi non ho avuto molta voglia né forza di filmare e vloggare, ma adesso mi sono ripresa. Oggi è sabato, quindi è il mio penultimo giorno, o ultimo, insomma domani pomeriggio partiamo, quindi ancora oggi e domani mattina di sole, relax, spiaggia. Ieri il mio stato di semi-malattia mi ha costretta praticamente a passarlo sul lettino e quindi ho finito il libro che avevo fatto vedere, La danza delle falene, e devo dire che è davvero un bel libro. Questo scrittore Freeman mi piace un sacco. Sono stati i libri che mi ha regalato mia mamma per Natale e non sapevo della sua esistenza e ne sapevo che i suoi libri fossero così belli, ma entrambi quelli che ho letto mi sono piaciuti un sacco. Questo è molto crudo, molto a sfondo sessuale e molto spinto, non proprio il genere che piace a me, però c'è una bellissima psicologia dei personaggi, molto intrigata e è davvero interessante. È un thriller, quindi se vi piace il genere ve lo consiglio molto. Ah, e una cosa che vi voglio raccontare è che qui la sabbia non scotta. Mi spiegavano perché questa è una sabbia di origine diversa da quella che abbiamo noi. Ora non vorrei dire una cavolata, però tipo origine vulcanica. Beh, insomma, dovrei chiedere meglio. Però qui davvero la sabbia non scotta mai, quindi sei sempre a piedi scalzi sulla sabbia e non ti bruci. Quindi adesso aspetto un po' che la giornata si apra e sta già facendo e vado in spiaggia a rilassarmi. Questo ci mangia con la forchetta e il coltello. Il nostro braccialetto è anche più grande. Oggi mio fratello abbiamo deciso di andare a provare il ristorante sulla spiaggia invece del solito ristorante a buffet, quindi adesso andiamo a vedere cosa ci può offrire da mangiare. E voilà, pranzetto in riva al mare e sto come un pascià. Abbia già azzannato. Allè, via. Ma qui abbiamo un'insalata di avocado, un pesce ciglio marinato, olio, sale e limone, quello che resta di uno spiedino, club sandwich e un hamburger di vitello e insalata di avocado. Dopo pranzo sono tornata in spiaggia a rilassarmi e se vi state chiedendo cosa ho fatto questa settimana, vi giuro, mi sono totalmente riposata e rilassata. Non ho fatto nessuna attività, nessuna escursione. In realtà ho scoperto che c'erano le escursioni tipo 10 minuti fa, ma mi sono davvero goduta la mia famiglia e non ho fatto niente, anche se mi sarebbe piaciuto andare ad esempio a questo parco naturale dove fai parapendio, dove fai un sacco di roba, non lo so nemmeno, ma sono talmente on the go tutto il tempo che davvero una settimana di totale cazzeggio mi serviva. Quindi le mie mosse preferite di questa settimana. Ha? Ha? E ciao! Oh. Ragazzi, allora, ultimo giorno qui, stasera parto dalle 9:30 qui e arrivo a Milano alle 11:30 del giorno dopo, cioè di domani, pronta per tutto il giorno. Bello perché posso soltanto dormire in aeroporto. Questo è scioccato che sto vloggando. Posso passare le 10 ore dormendo e arrivo a Milano e poi ho un sacco di robe da fare, voi non avete idea, devo andare a Padova a prendere l'una. Tornare a Piacenza, farmi un giorno e mezzo di lezione e poi giovedì e venerdì andare al lavoro, sabato e domenica vedere Jimmy, lunedì andare al lavoro, fare lezione, poi andare a Udine perché apre una nuova palestra e poi continuare con lo stage, lavoro, Adidas, insomma. Diciamo che questa settimana mi è servita totalmente per ricaricare le pile e fare 2 mesi, perché mi aspettano 2 mesi di fuoco proprio a bomba.
mi sento come se dovessi tipo entrare in un tunnel domani e riuscirci a fine marzo. È una cosa che comunque mi gasa tantissimo e sono felicissima di fare e sono prontissima. Diciamo che mi piacerebbe ovviamente rimanere in vacanza, però ho le mie cose da fare e voglio tornare a farle. Voglio tornare al lavoro, voglio tornare a studiare, voglio tornare alla mia routine, ai miei allenamenti. Vi avevo promesso su Instagram che avrei filmato un mio allenamento qui, che sono andata in palestra i primi 2 giorni perché avevo un po' di jet lag, ma alla fine non l'ho più fatto perché sono stata male e non mi sono mai più svegliata alle 5 o alle 6, ma direttamente alle 7 per fare colazione, perché a me piace andare al mare presto. E voglio anche tornare al mio cibo, mi manca tantissimo il mio cibo, il mio pancake qui buonissimo. Insomma, in realtà la cucina qui lascia un po' a desiderare, però vabbè, ci si può adattare. E diciamo che è stato per me una grandissima soddisfazione vedere la faccia dei miei genitori, o comunque vedere i miei genitori che comunque non mi vivono ogni giorno, non sanno quanto sia davvero migliorata. Loro magari, soprattutto mio papà che non mi vede spesso, vive ancora un po' come ero qualche anno fa. E vedere la loro soddisfazione e anche venirmi a dire che sono felice nel vedermi tranquilla, nel vedere che mi adatto e che non sono come ero prima, super cattiva, nel senso che volevo esattamente una cosa e se non la ricevevo allora mi arrabbiavo e non riuscivo a stare bene. Loro proprio mi hanno detto ti vediamo proprio tranquilla, che ti adatti, che mangi con tranquillità, se c'è c'è, se non c'è amen. E per me questo vale molto di più di qualunque si vede che mangi tanto, perché secondo me guarire non è il fatto di mangiare tanto, secondo me guarire da qualunque problema o comunque di qualunque disturbo alimentare è mangiare in tranquillità, con consapevolezza, ma senza vivere il momento del cibo, del pasto con l'ansia. Capire che non si può essere in controllo di quello che si deve mangiare e accettarlo. E quando io vedo questa in una persona che ha un passato di disturbi alimentari, allora capisco che è davvero guarita. Ho parlato tanto, mi ero mancata un pochino. Nulla, quindi sono davvero davvero felice, sono davvero felice anche di tornare alla mia vita. E basta. Come souvenir da Santo Domingo, per me ho preso un fenicottero rosa di legno, bellissimo ragazzi, non vedrò davvero di portarlo a casa e farmelo mangiucchiare da Luna, perché lo odierà. E poi ho preso una cosa bellissima, che sono delle palle di cacao al 100%, con queste insieme all'acqua e poi lasciate sciogliere un pochino, fanno la cioccolata calda. E in più ho preso anche del cacao in polvere, qui uno dei prodotti principali è il cacao. Quindi sono felicissima di averlo trovato e non vedo l'ora di assaggiarlo perché deve essere davvero buono. C'è anche la produzione di caffè, però qui mi è sembrato un po' forte, sinceramente non mi è piaciuto molto. Poi non saprei nemmeno come farlo perché io ho la lavazza, quindi non ho neanche la macina a caffè. E poi per Jimmy invece gli ho preso un'altra scultura, però gli ho preso un cavalluccio marino che andrà benissimo con il mio fenicottero rosa. Cioè ormai io sto pensando ai regali che faccio a Jimmy in base a quello anche che piace a me, che potremmo creare e mettere insieme nella nostra futura casa. Ok, ora sto correndo troppo. Comunque, io vi saluto qui di persona, poi non so se adesso continuo a vloggare, ma comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Scusate, è stato un po' random. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Che sarà a Milano, nella grigia Milano, come il video precedente di me che lavoro, che viaggio, che faccio robe davvero e non sto a poltrire su una sdraio tutto il giorno. Un pochino mi mancherà tutto questo. Saluto. Beh, senza dubbio siamo a Milano. C'è solo nebbia.